Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. L'autore è appunto Ray Bradbury, nato nel 1920 e morto nel 2012. È stato uno scrittore statunitense, innovatore del genere fantascientifico. L'anno di edizione è il 1953 e si tratta di un romanzo di fantascienza. La storia è ambientata in una grande città, il cui nome non è specificato, e il tempo è un futuro prossimo, immaginario e non definito. Mancano date e indicazioni cronologiche che possono far intuire l'ambientazione temporale. Il protagonista della vicenda è Guy Montag. Non viene mai descritto il suo aspetto fisico e non ne viene mai indicata l'età. È un uomo coraggioso e impulsivo, una caratteristica che si può notare sin da subito. È che Montag ascolta sempre le persone quando parlano o fanno una riflessione e grazie a questo si è reso conto della situazione in cui si trovano le persone della società. Un altro personaggio primario è Clarisse, una 17enne vicina di casa del protagonista. È una ragazza allegra e si distingue dalle altre persone del romanzo per il suo modo di pensare. È molto vivace e riesce con la sua semplicità e la sua parlantina a far capire al protagonista la spiacevole situazione sociale. Ha una famiglia diversa da tutte le altre, che non usufruisce delle nuove tecnologie e per questo viene controllata insistentemente dal governo. L'ultimo personaggio principale è Faber, un anziano che quando leggere i libri non era ancora proibito, insegnava all'università. È una persona pronta ad ogni evenienza e sa sempre come agire e anche che piano usare. Il narratore è esterno, non interviene direttamente nella vicenda con le sue opinioni e i suoi giudizi. Le strategie narrative utilizzate nel libro, oltre a numerose figure retoriche come similitudini e metafore, sono anche l'ellissi narrativa, cioè dei salti temporali attraverso l'omissione di un determinato periodo di tempo. Questa tecnica è molto coerente, in quanto il romanzo è caratterizzato da dialoghi molto prolungati che forniscono differenti informazioni. Nel mondo creato da Bradbury, i vigili del fuoco sono incaricati di bruciare tutti i libri e le case delle persone che ne possedevano anche solo uno. I volumi erano ritenuti illegali per la società. I temi affrontati sono molti. Il più importante è la censura dello Stato sulle cose ritenute sbagliate, che poi vengono imposte sulla popolazione. Questo lascia spazio ad altri temi altrettanto rilevanti, come la felicità e la tranquillità. Le persone della società di quel tempo vivevano una vita autonoma, avanti e indietro tra uno svago e l'altro. Per finire, importante è il tema dell'amicizia e della fedeltà, essere sempre fedeli alle proprie idee e al proprio punto di vista. Il messaggio che l'autore vuole far arrivare al lettore ruota attorno all'importanza della cultura del sapere, ma ruota anche attorno alla proibizione dei romanzi. Il mondo che viene presentato dall'autore è privo di libri e di cultura, ma pieno di televisione e mass media. I libri non vengono più utilizzati nella società del futuro che viene descritta. Nelle scuole gli studenti non si servono di libri di testo e il tempo libero, la maggior parte delle persone, lo passa davanti alla televisione che li rende schiavi. Da questa terribile situazione ne esce un mondo tristissimo e grigio. Bradbury, l'autore, vuole mandare un messaggio di libertà e vuole opporsi ai potenti della società che vogliono mettere a tacere tutte le idee proprie di ogni singolo individuo. Un momento da annotare è sicuramente l'incontro tra Montag e Clarisse, che fa cambiare il modo di pensare al protagonista. La ragazza, con la sua vivacità, trova sempre qualcosa da raccontare di sé e della vita, e questo fa mutare il pensiero del personaggio principale. Inoltre, un altro avvenimento che mi ha colpito molto avviene quando Montag cerca di salvare la signora prima che le brucino la casa e lei con essa. Durante questo brevissimo evento si riesce a cogliere la sua testardaggine e la sua fermezza.
Ho scelto questa citazione perché si riesce a cogliere il diverso modo di pensare che ha Clarisse. È una frase che dice il capo dei vigili del fuoco a Montag, riferendosi appunto alla ragazza. Non bastava sapere come si fa una cosa, ma voleva sapere il perché. Questo può generare confusione. Se continui a chiederti il perché di tutto, diventerai infelice sul serio. La ragazza non voleva vivere nella società in cui è ambientata la storia, ma riesce, nonostante tutto, ad apprezzare ogni singola cosa che la circonda, a differenza del resto delle altre persone, che vivevano appunto una vita autonoma. Fahrenheit 451 è una piacevole lettura, scorrevole e leggera. Il linguaggio usato è comprensibile e accessibile a tutti. Consiglierei questo romanzo soprattutto perché grazie a questo libro permette al lettore di capire la vera importanza di ogni singolo romanzo e della cultura che ogni singolo volume racchiude. Grazie a tutti per aver ascoltato la recensione.